La parola a chi sicuramente meglio di me può dare informazioni su quello che è l'inizio della stagione calcistica. Inizio dicendo che proprio da questa sede ci siamo incontrati forse un mese fa, durante l'incontro, grazie anche alla presenza di Nino Frassica, abbiamo sottolineato come la città di Messina ha bisogno di una squadra che faccia tornare tutti a rivivere le emozioni del calcio. Il calcio è uno sport importante, nazionale per antonomasia, ce ne sono tanti altri, ma il calcio è quello che più rappresenta la nostra Italia, questo lo sapete, e arrivare oggi a un appuntamento importante di presentazione che, ripeto, sarà poi fatta da Matteo Sciotto, ritengo, il direttore, per me è importante perché sono sindaco dal 16 giugno, ho cercato nella mia veste di sindaco, grazie anche all'aiuto di tutti i messinesi, di essere presente in un settore particolare che è quello appunto del mondo sportivo, che in questi anni ha incominciato a riprendere un po' piede, e quindi la presenza oggi di tutta la squadra per me sindaco da 60 giorni è importante, perché come io sto cercando di essere presente sul territorio, la vostra presenza qua a Palazzo Zanca ha un'importanza per me sindaco e rappresentante dei cittadini veramente legata al territorio. Lo faccio perché l'ho detto, stavo provando ora ma ho avuto un problema, sarò uno dei vostri abbonati, non so se in curva o in tribuna, vediamo un attimo questo ora lo decidiamo, così come ieri sera sono stato con i consiglieri comunali, anche loro hanno mostrato non l'interesse, perché non è una questione di interesse, ma la voglia di abbonarsi tutti al campionato di quest'anno, che vi vuole vedere protagonisti. Quindi da tifoso, anche se non quello, diciamo così, in prima linea, perché il tempo è quello che è, ma il calcio l'ho sempre seguito, mi auguro veramente che sia un campionato importante e che ci veda protagonisti per riprendere un po' tutto il settore sportivo, partendo anche da questo. Quindi grazie intanto per la presenza, e lascio un po' la parola all'assessore, se vuoi dire due parole, così poi lasciamo la parte tecnica a chi più di me conosce la materia. Grazie. Sì, solo due cenni al volo anche per anticipare alcune domande o altro che, a cui forse non potrò rispondere, perché tra un po' andremo a fare un sopralluogo con la commissione della prefettura allo stadio, con la commissione di vigilanza, quindi mi dovrò allontanare. Allora, per farci giocare, senza, no, ci sono tante cose, tanti passaggi amministrativi, tanti passaggi burocratici che ovviamente sfuggono a chi giustamente si interessa soltanto, ed è giusto che sia così, soltanto dello spettacolo della partita. Intanto un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento al presidente Sciotto, Matteo, oggi la qualità è persona con cui abbiamo diciamo un antico rapporto anche di amicizia. E volevo dire, arriviamo dopo alcuni anni, io ho ripreso perché ho fatto una precedente esperienza quando il Messina era in Serie A di assessore allo sport, e sono ritornato nel 2020. Sono stati anni difficili, anni di scelte anche difficili da parte dell'amministrazione, queste scelte sono state premiate dai risultati. Oggi chiudiamo, diciamo, un capitolo e ne apriamo un altro, e soprattutto siamo qui a disposizione della società per fare tutto quello che è nelle nostre possibilità fare. Avevamo fino a un paio di anni fa una situazione molto difficile dal punto di vista finanziario, avevamo uno stadio in condizioni che evidentemente erano la conseguenza di quella situazione difficile. Oggi possiamo mettere a disposizione della squadra, nel giro di 10-15 giorni al massimo, abbiamo avuto oggi una riunione operativa proprio qualche ora fa, lo stadio con la sua foresteria, con le sue sale, con una manutenzione continua e costante in tutte le sue parti, facendocene carico completamente per tutta la stagione, così come faremo anche per lo stadio celeste. Questo è, diciamo, l'impegno concreto che, per prima che qualcuno che sempre vuole sapere quanto si spende e quanto si fa, anticipo la risposta, è un impegno di 300-400 mila euro che si aggiunge ai lavori fatti l'anno scorso, a cui ne seguiranno altri, perché evidentemente è necessario adeguare tutto lo stadio e ottenere l'agibilità per tutti i settori. Quindi è un lavoro che continua e che va avanti. Io
ho invitato anche la società a prendersi carico ovviamente di un'attività importante che può dare anche un minimo di reddito, quindi della gestione dei parcheggi, del bar e quant'altro. C'è una collaborazione diciamo piena con la società, se non si fa così con la testa, vabbè, che è importante perché ci mette insieme a condividere una scommessa e un impegno concreto per riportare, per aiutare questa società, per aiutare la città e per riportare il calcio a Messina a certi livelli. Io questo, diciamo, penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale. Sicuramente nei prossimi mesi valuteremo quant'altro ancora si può fare per sostenerla. Siamo fiduciosi che migliorando ancora le nostre condizioni finanziarie potremo fare molto di più. Adesso quello che manca e che aspettiamo di vedere il giorno 4 è, diciamo, il rinnovato abbraccio tra i tifosi e la loro squadra. Noi ci saremo e sono sicuro che ci saremo tutti a sostenere questa squadra che ci darà grandi soddisfazioni. Grazie. Sì, grazie Sindaco, grazie Francesco. Io dico finalmente domenica si riparte. Immagino lo staff, i giocatori, anche la voglia, la tensione agonistica di partire e di iniziare. È la prima volta che io ricordi che il Messina Calcio, da quando mio fratello Pietro, che ovviamente non è presente ma saluta e ringrazia calorosamente tutti quanti voi, è la prima volta che giochiamo in casa la prima partita. E giochiamo in casa, giochiamo non a porte, se Dio vuole, chiuse, ma giochiamo con i tifosi, con l'aiuto dei tifosi. Giocheremo di sera, giocheremo contro una grande squadra che solo 2 anni fa era in Serie A. È la cornice adatta, quella la migliore possibile, proprio il desiderio massimo è proprio quello di poter accogliere questa sfida calcistica nel modo migliore, con una cornice di tifosi giusta. Ed è il momento di cominciare di nuovo a dimostrare cosa vuol dire essere messinesi, cosa vuol dire stare attorno ad una squadra, quella che è la fede giallorossa, quella che in tutti i film il nostro amico Nino Frassica vanta come sua fede e come suo grande amore, che è di tutti quanti noi. Io sono convinto che i tifosi messinesi di Messina, ma della provincia di Messina, domenica saranno in campo a sostenere, in tribuna sugli spalti, a sostenere questa squadra, questi giovani che hanno proprio bisogno dell'aiuto di un pubblico che li aiuti a crescere in queste prime giornate di questo inizio di campionato che è un po' difficoltoso. Io nel portare il mio breve saluto e il mio ringraziamento, io devo ringraziare tutto lo staff, a cominciare dal direttore Lello Manfredi, a cominciare dal direttore sportivo Pitino, dal mister che ha creduto proprio convintamente in questo progetto e che ci ha onorato della presenza sua e che compete con passione, con amore e con la grande competenza che tutti conosciamo, sta lottando giorno per giorno per formare una squadra che non è formata da giocatori, ma non è mai un singolo giocatore, ma una squadra avrà un risultato quando formerà un gruppo coeso che crede nel mister, che lotta con il mister e per il mister e per i colori giallorossi. E ringrazio poi il settore giovanile, il dottore Corrao, il nostro amico Carmine Coppola, l'ufficio stampa, ringrazio tutti, ma tutti per dire che finalmente le cose, forse davvero per la prima volta, stanno andando tutte nel verso giusto. La società sta cominciando ad assumere una fisionomia di capacità di livello professionistico e ovviamente, come in tutte le cose, occorre, come sempre dico io nella mia vita, crescere piano piano, ma è indubbio che, a cominciare dallo sponsor siciliano che ci onoriamo di avere quest'anno nelle maglie, cominciano a credere i siciliani, le imprese siciliane, e cominciano a credere anche a Messina. E allora, se tutti insieme continueremo a fare questo percorso con l'aiuto innegabile dell'amministrazione che ci ha sostenuto in questi 2 mesi e ci sosterrà, saremo fianco a fianco, al di là della politica, non c'entra assolutamente nulla la politica, ma c'entra una fede, una passione, un bene che è quello di questa nostra amata provincia, di questa nostra amata città, dei nostri colori giallorossi. E allora tutti insieme, lavorando giorno per giorno, crescendo, aiutandoci, considerando che il Messina è dei messinesi,
secondo me potremo crescere bene e potremo avere grandi risultati. Ai calciatori e al mister io auguro soltanto di divertirsi, di giocarsi una parte della loro professione, perché poi è anche un lavoro, non è solo un divertimento, ma di farlo divertendosi. E sono certo che, come sempre nella vita, i sacrifici, il lavoro darà frutti. E noi, la dirigenza, la presidenza, la squadra, la città, sarà a vostro fianco per farvi crescere nel tempo che sarà necessario, ma sempre accanto a voi, perché abbiamo stima totale e fiducia in voi. Grazie a tutti. Allora ci siamo quasi arrivati a questa vigilia, come tutte le vigilie, prima che inizi la scuola c'è sempre la trepidazione del primo giorno di scuola o la notte prima degli esami all'università, no? Quindi per quanto uno è preparato, poi c'è sempre quel pizzico di tensione che ti accompagna. Anche per me vale la stessa cosa, nonostante ormai sono tanti anni che lavoro, diciamo, nell'ambito dello sport, del Messina in particolare, però rispetto agli esami universitari stavolta cosa c'è di buono? Che noi arriviamo a questo esame preparati, nel senso abbiamo studiato bene, è da tanto tempo che studiamo, che ci alleniamo seriamente, con grande intensità, e abbiamo dei ragazzi fantastici che ringrazio uno per uno. In questi 40 giorni e passa di ritiro li ho visti lavorare veramente con grande voglia di raggiungere risultati. Ai tifosi che sono qui presenti e a quelli che sono a casa chiedo un pizzico di pazienza, perché sono giovani e quindi, come tutti i giovani, vanno aiutati, vanno sostenuti, e quindi mai come in questo momento loro hanno bisogno di voi, perché sulle ali dell'entusiasmo i ragazzi possono fare grandissime cose, ma potrebbe arrivare anche il momento in cui bisogna aiutarli. Allora è necessario che anche voi vi immedesimate e date una mano a sti ragazzi. Allo staff tecnico i miei ringraziamenti per tutto il lavoro che stanno facendo finora, a tutta la gente che lavora nell'ombra, per cui ai magazzinieri, alla signora che lava tutti i giorni i loro indumenti. C'è un mondo che si muove attorno a Uteri, ai ragazzi, non è soltanto tutto quello che vedete. Siccome loro stanno sempre dietro le quinte, mi sembrava doveroso ringraziarli e fare anche a loro in bocca al lupo. Un particolare ringraziamento a tutti i ragazzi, a tutto lo staff del settore giovanile. Quest'anno per noi questa è una grandissima scommessa, cioè stiamo investendo moltissimo sul settore giovanile. Alessandro Parisi, Carmine Coppola e tutto lo staff del settore giovanile daranno una nuova immagine della nostra squadra, riunendo sotto l'acronimo Riunite Messina appunto la voglia di coinvolgere tutto il territorio provinciale e siciliano. Concludo, perché poi c'è Nino Frassi che vi deve dire con quale modulo affronteremo il Crotone, e poi naturalmente un ringraziamento all'amministrazione comunale, in testa il sindaco, il vice sindaco e tutti, perché mai come quest'anno sentiamo forte la vicinanza dell'amministrazione comunale. Hanno fatto già tantissimo, sono certo che faranno ancora di più per aiutarci a centrare i nostri obiettivi, che apparentemente sono quelli soltanto di valorizzare i ragazzi, di portarci avanti, ma l'ambizione che abbiamo dentro è quella delle grandi squadre. Ci divertiremo, state tranquilli. Passiamo alla fase operativa, ma Nino Frassica io lo inviterei a venire qui, perché il capo è il numero uno, sì. La valletta. Ah, anche perché è il primo tifoso e quindi sarà lui il nostro testimonial per questa stagione, e ci deve spiegare poi come giocheremo, no? Nino Frassica, intanto guarda che cosa arriva. Allora, diceva il direttore, come giochiamo sabato, domenica contro il Crotone? Come giochiamo? In maniera vincente, come giochiamo? Vinciamo, no?
è normale. No, io dicevo prima così, quando mi ha chiamato Manfredi, mi ha telefonato, la linea non prendeva neanche bene. Mi ha detto, sai, a Messina la squadra... Io ho detto sì, ho detto, ma manco mi fai parlare. Cioè io non l'ho fatto neanche parlare, non ho capito neanche che voleva. E io ho detto subito sì, che appena si tratta di Messina, intesa come città, ma anche è intesa naturalmente come squadra, io dico subito sì, perché mi sento, diciamo, da quando sono a Roma, mi sento in debito, mi sembra che ho lasciato la città, ma il lavoro mi ha portato là, se no io vivrei volentieri a Messina se ci fosse la possibilità, ma il mio lavoro quasi tutto si fa tra Roma e Milano. E quindi appena torno e appena posso sentirmi e ritornare messinese, sono qua. Dico sì a tutti, qualsiasi cosa, dice se c'è da pulire la strada, io dico sì, subito. Cioè, perché ho voglia di sdebitarmi con questa città che mi ha dato tanto. E quindi domenica con che modulo giochiamo? Era una domanda che è stata fatta. Domanda tecnica. A, B, C, C. Non so che vuol dire, è la prima cosa che mi ha detto. No. Io purtroppo, diciamo, sono tifoso di cuore, meno di testa. Io sono tifoso di cuore, d'affetto, poi in realtà sono... La prima partita del Messina che ha visto Frassica, qual è stata? Messina contro Scasazza? Mi sono visto tutte le... No, io venivo a Messina quando c'era quelli che è il calcio, venivo sia per lavoro che per affetto. E la cosa bella è che tutte le volte che venivo, che mi chiamavano, c'era la seconda avventura, il Messina vinceva, quindi mi sentivo un portafortuna del Messina. E niente, io... Direttore, domenica il posto riservato al campo. Volentieri. Va bene, niente, io sono contento e sono a disposizione. Ditemi che devo fare e lo faccio. Del mister, che abbiamo quest'anno, che è da Uteri, tanta esperienza, promozioni. Io gli faccio un grande in bocca al lupo e sono sicuro che anche lui è una persona di cuore, quindi quando si fa col cuore e con la testa si ottengono risultati migliori. A prima vista guardi la squadra, guardi il mister, chi ha la faccia da film che può fare un film? Lui ora che Montalbano non si fa più, no, tutti le belle facce, no? Ma io i piedi contano, qua non devo avere i piedi, non le facce. Iniziamo a presentare, resti con me per presentare un po' intanto l'organigramma di questa società con il presidente Pietro Sciotto, che oggi sapete non c'è perché è impegnato a Milano. Ok, dal presidente Pietro Sciotto, che oggi sapete è impegnato a Milano insieme al direttore sportivo Marcello Pitino, il vicepresidente è con noi, è Matteo Sciotto, il direttore generale Raffaele Manfredi, il segretario generale sportivo Alessandro Fail, il delegato alla sicurezza Giuseppe Bellantoni, e poi possiamo passare allo staff della prima squadra, a cominciare dall'allenatore Gaetano Uteri. Non ha bisogno di presentazioni per tutto quello che ha fatto, tra l'altro ritorno in provincia di Messina dopo esserci stato tutto da qualche chilometro. Accanto a lui Daniele Cinelli, che abbiamo avuto modo di apprezzare lo scorso anno anche nella nostra famiglia, Marco Norati la stessa cosa, non ha bisogno di presentazioni, i preparatori atletici Filadelfio Ristuccia ed Omar Baeli, uno dei due che dice che aveva la faccia da film, il nome è da film, i magazzinieri, coloro che fanno un lavoro oscuro, magari non si vede però il lavoro oscuro, Giovanni Cigno e Salvatore Mastroelli, e poi ci sono i medici responsabili, c'è Nino Puglisi, c'è Nico Fugazzotto, che sono coloro che seguono dal punto di vista sanitario i nostri ragazzi, insieme ai fisioterapisti Francesco Vitale e Giuseppe Frisone. L'area marketing c'è Natalia Stagno, l'impiantistica l'ingegner Francesco Mento, che avevo visto poco fa in sala, all'area comunicazione dell'ufficio stampa è confermato Ernesto Francia, il fotografo ufficiale è il nostro Francesco Saia, all'area digital, social media, grafica, video e contenuti multimediali Claudio Costanzo, Antonio Caroè ed Emanuele Garau, e poi abbiamo, come diceva il direttore Manfredi, un settore giovanile che si sta ricostruendo,
e si sta affidando a gente che ama il Messina e ama Messina. Il responsabile aziendale della gestione del settore giovanile è il dottor Antonio Currao, il responsabile della gestione tecnica Carmine Coppola e Alessandro Parisi, il segretario Rosario Sorrenti, e poi nel settore giovanile i tecnici, che poi magari presenteremo anche in occasione di un altro evento con tutto il settore giovanile: Gaetano Di Maria per la primavera, Francesco Mangano per gli allievi nazionali, Alessandro Parisi per i giovanissimi nazionali, e poi andremo man mano a illustrare anche tutte le altre squadre. Una bella famiglia quella che sta alle spalle della squadra, di quelli che poi scendono in campo. Magari adesso li presentiamo partendo dai portieri. Alzatevi in piedi, magari così anche i tifosi iniziano a familiarizzare con le facce, che è importante per loro avere anche la possibilità di vedervi in volto. Intanto cominciamo dai portieri. Michael Lewandowski, già lo scorso anno con noi. Riccardo Daga, che è arrivato da pochissimi giorni. C'è anche un giovane Sebiano Spartà aggregato alla squadra. Anthony, passiamo ai difensori con Anthony Angileri. Anche lui lo scorso anno nella seconda fase del torneo con noi. Il nuovo arrivato è Gabriele Berto. Vincenzo Camilleri, che è tornato in maglia giallorossa. C'era con Max Celic anche lo scorso anno, tutta la stagione. C'era anche sin dall'inizio della scorsa stagione Nicolò Fazzi. Poi è arrivato quest'anno anche Giuseppe Fili. Un altro dei giovani prodotti, un giovane prodotto del settore giovanile, è Andrea Nicosia, aggregato alla squadra quest'anno. Poi tu che vivi a Roma, Daniele Trasciani, prodotto della capitale. Un altro ragazzo del settore giovanile è Giuseppe D'Amore. Volto nuovo Marco Fiorani, che è arrivato quest'anno, mentre Lamine Fofanà, ce lo ricordiamo già nel corso. Da Fofanà a Conatè. Un altro arrivato, vive proprio a pochi passi da Messina, perché sta accadendo giù nel Messina, si chiama Roberto Marino, è quest'anno per il Lorenzo Simonetti, c'era già anche lo scorso anno con noi. E poi un altro nuovo arrivato a centrocampo, Leandro Versienti. Passiamo agli attaccanti con i Bubalde, Lorenzo Catania, un altro dei ragazzi che c'era con noi lo scorso anno. Adesso sono tutti nuovi. Cominciamo da Davis Curiale. Grande Curiale! Quindi Paolo Grillo. E Paolo Napoletano. Alessio Piazza. E Diego Zuppel. A prima vista, dai. La squadra fortissima. 10, dico 10. Va bene, 10. Per il fantacalcio benissimo. Questo non potevo aggiungo altro. Fortissima squadra. Applauso. L'auspicio è di vederli. Vedere loro, vedere la squadra sorridere, vedere i tifosi sorridere già da domenica prossima. Tutti ce la metteremo tutta, andiamo avanti, non andiamo indietro. Avanti tutta. Nino Frazzi, appuntamento è domenica contro il Crotone. Forza Messina. Sempre.
grazie. Chiude il sindaco proprio per dare. Ah, perché avevamo un patto con il sindaco. No, aveva fatto una promessa, anche l'assessore Gallo. Lo facciamo in diretta. Venga da questo lato, sindaco. Venga da questo lato, vicepresidente. Vicepresidente, venga, assessore, venga. Intanto comincia l'assessore. Sindaco, a noi interessa, sindaco, che lei domenica sia presente. Posso portare mio figlio? Puoi portare chi vuoi, perché l'anno scorso ancora non era sindaco, era forse candidato, e è venuto allo stadio e ha portato bene. No, è la verità, ha portato bene, vedi? Nelle sfide decisive che ci hanno portato in un anno a ottenere la promozione e poi l'anno scorso la salvezza, ha portato bene, quindi vediamo se Federico porta bene e domenica sera possiamo magari ottenere un buon risultato. Domenica sera ci vediamo sicuramente, chiudo. Mi sto registrando per l'acquisto dell'abbonamento, ma ve l'avevo detto, devo capire solo se curvo o tribuna, questo ora lo vediamo. Io sto facendo tribuna. Lui lo sta facendo qua in contanti, ma ve l'ho detto anche, il consiglio comunale sarà presente, è una gag, una battuta, ma è un segno di vicinanza. Ah, già hai fatto tutto, vedi qua, è più operativo di me il vice sindaco. Buono, dai. Dico, il saluto è per la squadra, per tutti, per chi lavora dietro la squadra, e avete fatto bene a ringraziarli, perché le squadre camminano se c'è tutta una struttura che va avanti, e sono convinto che andrete bene. Da parte mia un grande in bocca al lupo. Lui ha detto di divertirvi perché lo sport è divertimento, io vi invito anche a vincere, eh? Questo ve lo dico da primo cittadino che deve invogliare ad andare sempre avanti. L'abbonamento ora lo facciamo e ci vediamo domenica, grazie a tutti.